Salve amiche ed amici di YouTube, vi do una notizia in esclusiva su Sanremo. Vogliono impedire a tutti i costi che Beppe Grillo lo rovini, soprattutto per evitare che rovini gli ingressi pubblicitari della RAI. Allora, riusciranno? O riusciranno a rovinarlo a Sanremo soprattutto gli interventi dei cantanti e degli ospiti? Perché veramente, a volte io pensavo, negli anni passati, che chi rovinasse di più Sanremo fossero i propri cantanti. Ma vabbè, questa forse è un'opinione mia. Adesso, invece, da quando l'ho saputo questa mattina in Facebook, io mi domando in che Beppe Grillo può rovinare Sanremo o lo può migliorare. Invece non mi domando in che i cantanti possono rovinare Sanremo, perché già ci hanno provato nel passato e ci sono riusciti egregiamente. Poi ti escono tutti quei ritornelli che ripeteranno l'estate, magari come concorrente speciale vincerà di nuovo il Pulcino Pio Pio. E quindi è esilarante. Vogliono impedire che Beppe Grillo rovini Sanremo. Boh. Io non so che dire. Speriamo che ci riesca. Perché più rovinato di così, più a terra di come sta. Io non l'ho mai seguito, poi, fra l'altro. Poi perché te lo ripassano, te lo ripresentano in tutte le programmazioni della RAI. Allora che fanno fare una trasmissione speciale su Sanremo se poi te lo ripetono, te lo ripetono, te lo ripetono, te lo riannunciano, te lo rifriggono, te lo rifriggono, da un programma a un altro, tutti i programmi, in tutti gli orari, e tutti i commenti che faranno del pomeriggio nei telegiornali, tutti gli scandali che te li ripropongono, i finti scandali, le finte interviste, le interviste vere. E gli intervistatori si intervistano per dirvi la loro esperienza su Sanremo. Allora aggiungi un po' sta tavola, che c'è un Beppe Grillo in più. Tanto se tutti hanno sempre magnato di Sanremo, che si lamentano a fare perché gli tolgono la pubblicità? Boh. Ciao. Ma poi toglietemi una curiosità: Sanremo vende ancora? E chi è che vende canzoni? Boh. Una volta la RAI era lottizzata, lo è ancora? E il Movimento 5 Stelle ha diritto alla sua lottizzazione anche che hanno vinto o no? Quindi è nella logica che è sempre esistita anche a Sanremo e nella RAI in generale, la lottizzazione degli spazi di trasmissione e pubblicitari. Nulla di nuovo, se lo intende anche Beppe Grillo. Ciao. Ragazzi, è ufficiale! Dell'ultimo momento! Non lasceranno cantare Beppe Grillo a Sanremo, ma vi rendete conto? Eh già, perché lui è un cantante, no! Era un comico. Però se lui va a Sanremo, canterà sul serio. E questo è il fatto, che non lo vogliono fare cantare. Se no, quante ne canterà? E allora, anch'io sto in attesa che lui vada a Sanremo a cantare, però non qualche canzone. Io credo che sarà l'unico evento degno di nota, per cui perlomeno Sanremo si conquisterà per la prima volta un grande auditorio italiano. Poi non so se all'estero lo vorranno ascoltare, perché c'è Beppe Grillo, chi è? Un politico a Sanremo. È una novità. Fino adesso i politici a Sanremo ci sono stati, ma come parte del direttorio, lottizzando Sanremo. Adesso invece no, sarà un politico che sale sul palco. Vi rendete conto che in un paese dove già i politici non si confrontano più con la gente, un politico che va a Sanremo è una cosa inedita anche per Sanremo. Andreotti non è mai salito sul palco di Sanremo. Quindi io sto in attesa di vedere solo quello, magari non nella RAI, magari in qualche video caricato in internet. Comunque per il resto, poi non è che mi interessi molto Sanremo, non l'ho mai visto,
A parte per vedere le battute di Pippo Franco. E che dire? Che sto quasi in ansia. Quasi, ma non troppa. Moderata. Beh, allora questa è stata un'altra mia esternazione sul festival. Vediamo di fare dei video più strutturati. Però, ecco, sono le cose che mi vengono da dire su Sanremo. Se voi avete dei commentari, metteteli che io li seleziono. Saluto a tutti e mi raccomando, Marco Travaglio, se vuoi collaborazione per il tuo fatto quotidiano, fammelo sapere. Però che incredibile, per la prima volta non sale un cantante a Sanremo né un comico, ma un politico. Ve lo immaginate voi? Eh? Perché i politici hanno portato nella Camera dei Deputati e del Senato Sanremo, con tutte le battute, frizzi, lazzi, e adesso un comico porta la politica a Sanremo. Questa è la vera novità.